e volevo sapere se a suo avviso le immagini che hanno fatto purtroppo il giro del mondo del rissa nel nostro Parlamento non possano essere un granello di sabbia per le aspettative italiane in questa trattativa per avere dei ruoli anche nella governance europea. Grazie. Ma io vorrei evitare che si confondessero piani diversi. Io ho parlato qui, come altrove, di velocità, riferendomi all'esigenza che l'Unione Europea possa affrontare i problemi che si pongono di fronte ad essa, dal clima alla salute, dall'economia alla difesa, in maniera veloce, dandosi meccanismi e processi decisionali veloci. Non ho parlato di velocità nella formazione degli organi dell'Unione, che è un altro capitolo molto diverso. La velocità di cui parlo è quella che riguarda l'esigenza che l'Unione abbandoni processi decisionali lenti, che arrivano tardi sui problemi quando questi sono già risolti, e invece abbia capacità di decidere solo tempestivamente. Per quanto riguarda i vertici, a parte che vorrei dire subito togliere dal tavolo un problema, non credo che abbia alcun rilievo, alcun ruolo quello che poi quella scena indecorosa che è avvenuta in una delle nostre assemblee parlamentari qualche giorno addietro, che tutti hanno condannato e che mi auguro che sia una lezione che faccia comprendere a chi l'ha attivata che non sono questi i comportamenti parlamentari, e d'altronde la tradizione del nostro Parlamento è talmente nobile che questo non può essere però un episodio di rilievo che abbia qualunque tipo di influenza. Quel che posso dire è che cosa occorre fare è molto poco, perché come lei sa, in Italia questa è materia che riguarda il governo, appartiene all'ambito e attribuzione del governo, non a quella del Presidente della Repubblica. Quel che posso dire soltanto è che, siccome l'Unione si trova di fronte a decisioni importanti da assumere, ripeto, sul piano della politica internazionale, della difesa, dell'economia, della vita sociale, del lavoro, della condizione dei cittadini, mi auguro che la soluzione che si dà, che dà vita ai vertici, sia esprima e garantisca e promuova serenità dei rapporti nell'Unione e non fratture o conflittualità che renderebbero difficili risolvere e affrontare in maniera adeguata quei problemi così rilevanti, e quindi che vi sia una condizione in cui si possa garantire a queste scelte non fatte una convergenza ampia.